Non so voi ragazzi, ma io quando faccio una colazione di fretta, o più che di fretta, piena di zuccheri raffinati, tipo forlini industriali o cereali Kellogg's o quelle robe da supermercato, mi trovo sempre con una voragine nello stomaco prima delle 10 della mattina. E mi sento stanca, fiacca e puntualmente apro il frigo per riempire quel buco con la prima cosa che mi capita. Questo fino a quando non ho scoperto una colazione alternativa molto 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 buona e anche veloce da fare, si fa nel giro di un quarto d'ora. La prima volta potresti metterci un pochino di più se sei un'imbranata ai fornelli come me, ma una volta che ci prendi la mano, un quarto d'ora e non di più. E praticamente è il pancake che puoi fare sia salato che dolce, a seconda dei tuoi gusti, di farina di ceci. In realtà puoi usare anche la farina d'avena, puoi usare altre farine, però la farina di ceci e la farina d'avena sono quelle che ho testato e che mi tengono piena fino all'una del pomeriggio. E di fatto io, fate conto per darvi un'idea, faccio colazione intorno alle 6:30-7 della mattina. Quindi un bel po' di ore mi garantiscono energia, vitalità, pienezza e non vado ad aprire il frigo, che poi se lavori da casa è praticamente l'incubo di tutti. Quindi se stai cercando una colazione alternativa per cambiare, variare e soprattutto per garantirti quell'energia e vitalità per buona parte della giornata, allora continua a guardare questo video perché condivido con te come puoi fare il tuo pancake in 15 minuti e non di più. Mua. Come promesso ragazzi, arriva la fichissima ricetta per fare il pancake di ceci. C'è anche l'orso Loris. Un po' di farina. Dimmi quanto basta. Vale, ancora. Basta. Ok, metto l'acqua, mescoliamo, aggiungiamo semi di zucca, semi di papavero, vino, sesamo. Ok, l'idea è che diventi tipo una pastella. Prendiamo l'olio di cocco, lo spalmiamo. Se trovate un metodo migliore, fatemelo sapere. E tagliamo i pomodori. Poi, tempo è finissimo, questo è più facile da tagliare fino. Avocado. Ok, tagliamo l'avocado finissimo. Ok, questa è la parte più delicata, da quello che mi dice l'orso Loris, per fare il pancake. Ok, basta. Ecco. Ok. Dove ci sono dei buchini, andiamo col pennellino a coprirli un po'. Praticamente siamo al punto in cui si muove da sola. Questo è il punto in cui rovino tutto se non sto attenta. La prendiamo con le mani, voilà, e la giriamo. Yay! Ce l'ho fatta. Altri 3 minuti da questa parte. Ah, ok, 3 minuti da questa parte. 4, 3, 2, 1. Voilà. Perfetto. Yay. Ok, mettiamo in padella al dente. Prima di tutto spalmiamo un po' di tahini, mettiamo l'avocado, mettiamo un po' di rucola, pomodori a cubetti, sale e il tempe. Aggiungiamo la pasta di soia. Ok, il tempe è pronto, è scotta. Ce ne mettiamo 4. Adesso lo pieghiamo. Ups. Si è un po' rotto, però per fare in modo che resti unito quando lo mangiamo, via di stuzzicadenti. 2, 3, sbagliato al contrario, 3 e 4. Questo è il piatto finito, ovviamente c'è stato qualche errorino nel processo e visto che è già rotto, io comincio già a mangiarlo da qua. Come hai trovato questa ricetta? Spero ti sia piaciuto, perlomeno ti sia venuta la acquolina in bocca se non hai ancora avuto tempo di provarla. Quello che ti chiedo è di condividere qui sotto qual è una colazione che tu consigli per mantenere l'energia e la vitalità tutto il giorno. Siamo sempre aperti a nuovi suggerimenti, naturalmente questo è quello che ho scoperto io, ma non c'è mai fine a quello che possiamo imparare per vivere al meglio. Ti aspetto nei commenti qui sotto. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Muah.